Allora, Isolina, Ciao. questa esperienza Bella, positiva. si è divertita? Sì. Tu ami cantare? Sì, in passato ho anche cantato, adesso la voce è più velata. Mi piaceva cantare. E ballare? Anche, Eh beh, si ancora. vedeva, sul palcoscenico eri al tuo agio. Sì, abbastanza. Senti un po', ho detto che sei stata la più brava, è vero? Oh, ma è Serena l'amica. Vabbè, però voglio dire. Non vale, non vale. Comunque ho trovato un buon affiatamento con Serena, dico la verità. Subito. Sì, non abbiamo provato praticamente quasi niente. Quindi E quindi. è un, diciamo, uno sketch improvvisato. E adesso parliamo dei due ragazzi. Sì. Come ti sei trovato? Questo sospiro dice molto. Chi era il meno stonato dei due, secondo te? Eh? Non saprei. È una bella gara, vero? Una Sì, bella è gara. una domanda difficile. Anche nella tempistica erano perfetti, vero? Una danza meravigliosa. Secondo me non potranno che migliorare Ecco, mi per i sembra prossimi Crazy questo. Play. Seguiteci con fiducia. Senti, speed dating e crazy play, differenze, analogie? Direi più differenze che analogie, perché qui si tratta proprio di recitare un qualcosa. Appunto, zero prove, quindi dare un minimo di capacità interpretativa, mentre lo speed dating, volendo, uno racconta se stesso. E quindi è un pochino più semplice. Progetti per i prossimi Crazy Play? Ci provo a farne una, credo. Va bene, noi ti vedremo volentieri. Ciao Grazie, Isolina. ciao Renato, ciao. Ok, Steve.